Con 220 voti favorevoli e 15 astenuti, il Senato lo scorso 9 novembre ha approvato la cosiddetta legge salvamare, una legge che tutela gli ecosistemi marini e dall'altra parte si occupa anche dell'annoso problema dei rifiuti nei nostri mari. Rosalba Giugni, presidente di Mare Vivo, buongiorno. È soddisfatta dell'impianto normativo di questa legge? Sicuramente sì, la legge in qualche modo ci abbiamo lavorato tanto anche noi e anche gli ultimi emendamenti sono stati inseriti e quindi siamo soddisfatti. Certo, non c'è mai la legge perfetta, bisogna sempre migliorarla, però insomma è già una buona legge e il discorso che 220 senatori l'hanno approvata e soltanto 15 sono astenuti vuol dire che è una legge che è condivisa e quindi questo è importante. Adesso il problema è di andare alla Camera e anche lì ci sarà tutto un lavoro di convincimento, di sensibilizzazione, perché noi ci auguriamo tanto che questa legge sia un regalo di Natale per il mare. Quindi prima di Natale poter dire che questa legge diventa una legge dello Stato per noi sarebbe un obiettivo fantastico, perché è una legge che prevede delle cose importanti, concrete e immediate. E questa legge prevede appunto che i pescatori possono avere la possibilità di portare a terra i rifiuti che trovano nelle reti e attualmente se lo fanno è illegale, un trasporto illegale di rifiuti, quindi già questa cosa sarebbe importantissima. In più prevede la legge uno sbarramento nei fiumi, quindi dei sistemi di raccolta prima che i rifiuti finiscano in mare. Un'altra cosa molto importante di questa legge e l'etichettatura dei tessuti che contengono microfibre, queste particelle non biodegradabili, invisibili, che attraverso il lavaggio vengono portate nelle tubature nei fiumi, nel mare, e i pesci le mangiano e diventano cibo avvelenato. Quindi capite che veramente non c'è più tempo e questo nostro appello che facciamo ai parlamentari. Da parte del mare, il mare che chiede: fatemi un regalo di Natale, datemi questa legge. Lei ha detto non c'è più tempo, non c'è più tempo in Italia, ma non c'è più tempo nel mondo. Allora voglio portarla un attimo a Glasgow, dove sappiamo si sta tenendo la COP26, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. E siamo agli sgoccioli, manca poco, guardando sia da una parte alle bozze di documento finale che sono già trapelate, sia ai panel che sono stati presentati, che si sono tenuti nelle ultime settimane. C'è un grande assente che è proprio il mare. Si può parlare di cambiamenti climatici senza prendere in considerazione il mare? Una domanda ottima, perché che ruolo gioca il mare nei cambiamenti climatici? Gioca un ruolo da protagonista, e questo lo sappiamo, ma mi sembra che sfugge a tantissima gente e questo ci preoccupa tanto, perché il mare produce più del 50% di ossigeno, quindi un respiro su due lo dobbiamo al mare. Assorbe un terzo dell'anidride carbonica, è il grande regolatore del clima, con le correnti, con le maree. Tutte le nuvole partono dal mare, cioè veramente il mare è fondamentale. E speravamo che Glasgow, che appunto parla di cambiamenti climatici, mettesse al centro questo protagonista che è il mare, che come vedo è il 71% del pianeta Terra. E io credo che se non cambiamo la nostra visione di quello che è il mare, che non è un punto dove andare a prendere, a prelevare la vita e a buttare la morte, credo che purtroppo per la specie umana non ci sarà molto spazio per continuare a vivere su questo pianeta.